Le testimonianze degli alluvionati in Cilento, raccolte in diretta da Prima TV, distrutti laboratori medici, devastati negozi, allagate abitazioni. L'allerta prosegue su tutta la Campania fino a mezzanotte. Anche a Napoli vento e pioggia intensi, interrotti collegamenti con le isole, come in molti comuni della Campania, chiuse scuole, parchi e cimiteri, meteo in miglioramento da domani. Funerali divisi per Paola La Rocca e Rodolfo Anastasio. L'uomo lo scorso 16 novembre ha dapprima ucciso la moglie a coltellate e poi ha deciso di impiccarsi ad un cavalcavia dell'autostrada. È scattato alle prime luci dell'alba un blitz dei carabinieri e il comando provinciale di Caserta, coordinato dalla direzione antimafia di Napoli. 37 persone arrestate, tutte responsabili, tutti appartenenti ai clan Schiavone e Bidognetti. Falsa ripartenza per il nuovo treno e la linea 1 della metropolitana. Non è bastato l'intervento degli specialisti, la società spagnola. Il mezzo è entrato in servizio poco più di un mese fa. Ieri si è bloccato di nuovo. Si ritorna a parlare dell'area orientale di Napoli e dello sviluppo che parte da San Giovanni a Teduccio. Infrastrutture, mobilità e logistica per lo sviluppo dell'area orientale di Napoli al centro del confronto. Verso la medicina unica, la visione della sanità che ci aiuterà ad evitare nuove pandemie. Ai nostri microfoni il direttore dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, Antonio Limone. Intervista al giovane artista erpino Nicola Dello Russo, in arte South Boy, il rapper classe 95, ha raccontato i suoi obiettivi accompagnato dal suo manager Giuseppe. Ben ritrovati amici di Mondo Relax. Oggi siamo qui con un'offerta mai vista prima. Abbiamo realizzato la poltrona Italia, disponibile in diversi rivestimenti e colori a scelta. Approfittate dello sconto e avrete la poltrona Italia a soli 209 euro. Tutte le poltrone Mondo Relax sono dotate di motori indipendenti, così potete alzare soltanto la pediera lasciando lo schienale dritto, oppure riposare nella posizione letto. Chiamateci subito. Mondo Relax, garanzia di benessere e qualità. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione. In apertura il maltempo e la diretta di Prima TV, nel corso della quale abbiamo raccolto le testimonianze degli alluvionati in Cilento, distrutti i laboratori medici, devastati i negozi, allagate abitazioni. L'allerta prosegue su tutta la Campania fino a mezzanotte. A contrada Moio la pioggia è un incubo, la comunità anche questa mattina si è risvegliata in preda alla paura perché la devastazione provocata dall'esondazione del fiume, dalla bomba d'acqua sabato mattina ha assolutamente messo in ginocchio questa piccola comunità di Agropoli, comunque molto solidale. Vedete i cittadini in trincea, hanno alzato le barricate con i sacchi pieni di sabbia. Abbiamo fatto un reportage in questa zona periferica rispetto al centro di Agropoli, zona che ha registrato molti e gravi danni. Questa è la storia del supermercato Moio, che ha perso quasi tutto nel deposito, dalla merce ai frigoriferi. Abbiamo incontrato anche persone in lacrime, come il signor Vincenzo Esposito, che ha detto: ho perso tutto, una vita di sacrifici finita in fumo. Ma anche il centro di radiologia di analisi Santa Chiara, a pochi metri da dove vi stiamo parlando, dove due livelli di fabbricato sono stati invasi dal fango e solo per miracolo i medici collaboratori sono riusciti a mettersi in salvo. Però, come vedremo dalle immagini, la furia del fango ha distrutto tutte quelle che erano le apparecchiature del centro. Continua a piovere su Agropoli, anche la zona di Santa Maria, che è qua vicino, ha alzato le barricate, i cittadini che preferiscono non uscire considerando il meteo, che purtroppo dispone l'allerta fino alle 24 di questa sera. Intanto sentiamo alcune testimonianze raccolte al microfono stamattina.
200 metri quadri per 3 metri di altezza si è riempito in 20 minuti praticamente fino a sotto a soffitto, e noi avevamo tutti i motori dei frigoriferi, tutta la merce giù, che purtroppo è andata tutta persa, non c'è più niente da fare. I motori ieri siamo riusciti, abbiamo comprato quelli da nuovi, li abbiamo rimessi per poter lavorare, perché pure qua poi siamo stati senza frigo, senza niente, quindi avevamo un'attività che, cioè, siamo restati aperti per noi per darci forza, però in effetti era da stare chiusi, e noi siamo ancora con tutta la merce, tutta la roba giù, che ancora non riusciamo. Danni ingenti, signora. Sì, abbastanza. Questo era il camice del medico che era sceso poi nel momento in cui c'è arrivata l'ondata di piena. Comunque i ragazzi, insomma, in un modo o nell'altro sono riusciti a salire, da quel momento abbiamo abbandonato tutto. Quello che voi vedete qua fuori è solamente una parte minuta, tutti quanti gli apparecchi che non erano cablati sono stati portati fuori per cercare di salvare il salvabile, anche se ritengo che purtroppo, essendo macchine con molti componenti elettronici di precisione e di sicurezza, si studiano le seconde cifre decimali. Non so che cosa riusciremo a salvare di tutto quanto. Io penso che sia l'unica strada per poter pensare onestamente di continuare questa attività. Mia moglie ed io abbiamo 70 anni e ricominciare è difficile. E lo vediamo ancora con le lacrime agli occhi per tutto quello che è accaduto sabato. Non si è ripreso ancora dallo shock, perché, mi racconta Raffaele, una vita di sacrifici poteva davvero rimetterci anche la vita. Tutta la casa di Raffaele, pensate, è fuori, all'esterno, nel senso che lei ha dovuto salvare il salvabile. Ci faccia vedere, Raffaele, cioè quello che è riuscito a tirare fuori, Raffaele. Questo qua è da buttare, il letto fuori, vedi, da buttare, vedi, vedete voi, non è che io voglio dire, ma guarda, è Baghdad, se stanno meglio, ma questi qua è la metà, l'altra metà è fuori casa, buttate via. Qua, secondo te, mia moglie riesce a recuperare qualcosa? Non credo, speriamo almeno un pantalone. Diceva prima che è stato un miracolo, lei ha la statuina di San Pio, che probabilmente è stato un miracolo, pure che mi sono salvato io e mia moglie, ecco, mia bella, perché abbiamo intervenito nella meglio maniera, una barriera, cose, però non c'è stata niente da fare. Anche a Napoli vento e pioggia intensi, interrotti i collegamenti con le isole, come in molti comuni della Campania, chiuse scuole, parchi e cimiteri. L'allerta meteo emanata ieri dalla Protezione Civile Campana per la giornata odierna si è rivelata tutt'altro che immotivata. Vento forte e pioggia scrosciante si stanno abbattendo senza soluzione di continuità dalle prime ore di questa mattina su tutto il territorio regionale, provocando non solo danni all'ambiente ma anche forti disagi sul fronte dei trasporti. Strade allagate e vento a 50 nodi hanno fermato le linee 1 e 4 dei tram in viaggio su Via Marina per diverse ore, mentre sempre a causa della pioggia incessante sono stati molti tagli alle corse e le soppressioni attuate dai vertici dell'EAV sulle linee circumvesuviane per Poggio Marino e Sorrento. Per ovviare a quest'ultimo disagio, già da ieri l'ente aveva annunciato una serie di alternative ai treni. Considerata l'allerta meteo arancione prevista in tutte le province della Campania, si leggeva sulla nota, per la giornata di oggi EAV ha predisposto l'impegno di autobus che saranno immediatamente attivi nel caso si rendesse necessario disporre un servizio in sostituzione o a supporto di quello ferroviario. Dal web, intanto, sono diverse le riprese condivise dagli utenti che testimoniano la pericolosità delle condizioni meteorologiche. Vento forte, pioggia battente e in molti casi automobilisti e viaggiatori che si trovano a doversi destreggiare con una visibilità sempre più scarsa, oltre a condizioni del manto stradale pericolose. Come testimoniato da un utente, anche il rischio di caduta alberi è concreto, con alcuni episodi già avvenuti in città durante la mattinata. Insomma, l'arrivo della perturbazione che i meteorologi hanno soprannominato Poppea è da vivere con la giusta attenzione. Non si esclude la possibilità che l'allerta meteo venga prorogata anche per le prossime 24 ore. Ed ora cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Funerali divisi per Paola La Rocca e Rodolfo Anastasio. L'uomo lo scorso 16 novembre ha dapprima ucciso la moglie a coltellate e poi ha deciso di impiccarsi ad un cavalcavia sull'autostrada.
E il giorno è l'ultimo saluto per Paola La Rocca e Rodolfo Anastasio, 55 e 56 anni. Ieri mattina è stato effettuato l'esame autoptico sui corpi, oggi a poche ore di distanza, l'uno dall'altro, i funerali. Stamattina quelli di Paola presso la chiesa del Sacro Cuore in piazza Ferrovia. Nel primo pomeriggio invece i funerali di Rodolfo, titolare del ristorante Pinocchio presso la chiesa dei Salesiani in via Francesco La Francesca. Un destino crudele quello che ha colpito la donna, ennesima vittima di femminicidio. Lo scorso 16 novembre verso le 6:30 del mattino Rodolfo si reca a casa della moglie a San Mango Piemonte, come faceva di consueto dopo la separazione, per volontà della donna, per prendere il caffè con i figli e portare a spasso i cagnolini, ma al termine dell'ennesimo litigio ha tirato fuori un coltello e l'ha colpita diverse volte prima di fuggire e raggiungere il cavalcavia della 2 e togliersi la vita impiccandosi. Ben voluto da tutti e definito persona generosa e sempre cortese, il ristoratore ha lasciato quanti lo conoscevano senza parole per i terribili gesti compiuti. È scattato alle prime luci dell'alba un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Caserta, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli contro il clan dei Casalesi. Sono 37 le persone arrestate. Il clan dei Casalesi, in quelle che sono le sue storiche famiglie, gli Schiavone e i Bidognetti di Casal di Principe, era ancora operativo in mano a uno dei figli dei capi dell'organizzazione. È quanto emerso dall'indagine dei carabinieri del comando provinciale di Caserta, che hanno eseguito oggi 37 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha coordinato l'inchiesta, arrestando Gianluca Bidognetti, già detenuto a Terni, figlio più giovane del capo del clan francese Francesco Bidognetti, detto Cicciotto e Mezzanotte, avuto da quest'ultimo con Anna Carrino, divenuta collaboratrice di giustizia. In manette anche le figlie di Cicciotto, Teresa e Katia, che erano già state arrestate e condannate in passato perché portavano all'esterno i comandi impartiti dal papà Francesco in carcere. Ordinanze anche per il marito di Teresa, Vincenzo D'Angelo, e per il compagno di Katia. Questa volta le due sorelle, che avrebbero continuato a percepire lo stipendio del clan, si erano messe a disposizione di Gianluca, il rampollo della famiglia, che però ebbe il battesimo di fuoco della carriera criminale nel 2008, quando in piena stagione stragista fu coinvolto, su volere dell'allora capo dell'ala sanguinaria dei Casalesi, Giuseppe Setola, nel tentativo di omicidio della zia, un modo per colpire la madre pentita Anna Carrino. Gianluca, secondo DDA Carabinieri, avrebbe preso in mano le redini del clan, impartendo direttive per compiere estorsioni e danni di commercianti, gestire settori da sempre nelle mani del clan, come quello del caro estinto legati alle pompe funebri, grazie a patti illeciti risalenti nel tempo, arrivando perfino a organizzare un omicidio nei confronti di un noto affiliato del clan allo scopo di ridimensionarne il ruolo. Dopo quasi un anno si è riusciti a far luce su quanto accaduto al Rione Sanità a Napoli il 4 dicembre del 2021, quando un uomo di 26 anni, arrestato dai carabinieri, ha dato appuntamento ad un conoscente di 31 e, dopo avergli gettato della benzina, gli ha dato fuoco. Ha violato i domiciliari e ha tentato di dar fuoco a un uomo, salvo solo grazie all'intervento della madre. È accaduto lo scorso 4 dicembre a Napoli. Ora, per un 26enne già detenuto per un'altra causa, è scattata un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è gravemente indiziato, in concorso con un'altra persona ancora da identificare, del tentato omicidio di un 31enne. E i fatti sarebbero stati compiuti con premeditazione, con l'aggravante del metodo mafioso per aver agevolato con il gesto il consolidamento del clan egemone sul Rione Sanità. Le indagini, effettuate con attività tecniche da parte dei carabinieri coordinati dalla procura partenopea, sono iniziate due giorni dopo i fatti, perché mai denunciati hanno permesso di accertare che il 26enne avrebbe incontrato la vittima in piazza San Vincenzo del Rione Sanità con un pretesto, per poi rovesciargli addosso della benzina e dargli fuoco. La vittima, soccorso dalla propria madre che riuscì a spegnere in tempo le fiamme, fu ricoverato nel reparto grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli per ustioni in sedi multiple del corpo. Le motivazioni del tentato omicidio, secondo le indagini, sarebbero riconducibili a dinamiche criminali locali ancora al vaglio degli inquirenti. Un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga con base a Napoli e provincia è stata sgominata dalla Guardia di Finanza. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea, hanno portato a 19 arresti.
Importavano droga dall'estero, soprattutto dall'Olanda, che veniva poi rivenduta sul territorio di Torri Annunziata, in provincia di Napoli. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP di Napoli su richiesta della DDA partenopea nei confronti di 19 persone, 13 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 3 a quella degli arresti domiciliari, 3 al divieto di dimora in Campania, gravemente indiziate dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché di importazione, cessione e illecita detenzione di droga. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'attività di un'associazione con base operativa a Napoli e provincia, finalizzata all'importazione di droga dall'estero, soprattutto dall'Olanda, e alla successiva commercializzazione sul territorio nazionale di droga. Lo stupefacente sarebbe stato prima nascosto in doppi fondi ricavati nei veicoli utilizzati per il trasporto, per poi essere distribuito all'ingrosso attraverso una fitta rete di sodali che si sarebbero occupati a vario titolo delle consegne e dei trasferimenti di denaro. L'articolato sistema avrebbe garantito un costante rifornimento di droga attraverso ingenti carichi di stupefacente provenienti dall'estero e destinati ad essere rivenduti sul territorio di Torre Annunziata. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati circa 121 kg di cocaina ad opera del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli. Un patto tra politica e conf esercenti per rilanciare la campagna nel pieno della crisi, ma con tanta voglia di ripartire, è stato firmato ieri a Napoli, c'eravamo anche noi. L'assicurazione auto in Campania costa 1.500 euro, in Trentino 380, differenza del 400%, un banale esempio di riequilibrio necessario, ma di proposte Confesercenti ne mette sul piatto 15. Ad esempio una web tax che riduca i profitti delle multinazionali per rilanciare i negozi di vicinato, il taglio della burocrazia per realizzare i progetti del PNRR, cedolare secca sulle locazioni commerciali con canoni concordati o ancora contributi in conto interessi sul caro energia per le imprese. I suggerimenti dell'associazione di categoria sono stati raccolti in maniera trasversale. All'incontro a Napoli hanno partecipato i delegati campani di Confesercenti col presidente Vincenzo Schiavo, gli onorevoli campani rappresentanti di Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, Italia Viva, Lega, Verdi e Movimento 5 Stelle. Dialogo oltre le magliette e le appartenenze per il bene del Paese. È necessario poter convincere i senatori e i parlamentari che il caro energia sta distruggendo l'economia delle nostre imprese e in questo momento i nostri senatori, i nostri parlamentari devono difendere le imprese campane e le famiglie campane. Per questo dobbiamo fare squadra e c'è un patto che stiamo sottoscrivendo insieme dove noi saremo a loro completa disposizione, ma loro non dovranno dimenticarsi da dove sono partiti. Dal caro energia si esce con i bonus, con gli incentivi, con i sostegni. Come si affronta questa crisi? Ci sono tante difficoltà, i bonus non servono solo questi, se è necessario poter cercare di intervenire economicamente con il caro energia, pensare che ci siano stati aumenti del 400% è impossibile che questo possa cadere sulle spalle degli imprenditori e delle famiglie, è necessario che il governo se ne faccia carico, quindi adesso attendiamo che il governo possa intervenire su questo, farlo in maniera forte, in maniera concreta e dare delle risposte immediate alle imprese. Ci fermiamo ora per una breve pausa, l'informazione torna tra poco. Rieccoci in studio e riprendiamo con la medicina unica, la visione della sanità che ci aiuterà ad evitare nuove pandemie. Ai nostri microfoni il direttore dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, Antonio Limone. La nuova frontiera della prevenzione è la medicina unica, quella che vede una stretta collaborazione tra la medicina umana e quella veterinaria. È la cosiddetta One Health, una sola salute, perché il benessere degli esseri umani è strettamente connesso a quello degli animali e dell'ambiente. A questo tema è stato dedicato un convegno dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Regione Campania. Un passo avanti importante nella direzione della medicina unica è stata la creazione di un laboratorio come quello della tipizzazione delle salmonelle,
come spiega Antonio Limone, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico della Campania e della Calabria. Tipizzare le salmonelle, intervenire negli allerta con grande efficacia ed efficienza sarà molto più facile d'ora in poi. Abbiamo bisogno di matchare quello che succede nel mondo del cibo col mondo degli ospedali, in modo da costruire un allerta rapido che sia capace di intervenire tempestivamente. Per capirne di più sentiamo anche Maria Triassi, ordinario di igiene dell'Ateneo Federiciano. Adesso la nuova prevenzione riguarderà la sorveglianza integrata sull'ambiente e sulla salute, quindi è necessario guardare i dati in maniera integrata e sulla base dei risultati dei controlli ambientali costruire la prevenzione dove è necessario effettuarla. Lì dove per esempio c'è un inquinamento atmosferico andrà incentivata la sorveglianza sulle malattie conseguenti all'inquinamento atmosferico. Si ritorna a parlare dell'area orientale di Napoli e a rimettere sul tavolo l'argomento è Est Moenia in un convegno nell'aula magna dell'Apple Academy nel quartiere San Giovanni a Teduccio. L'area orientale di Napoli ancora una volta sotto i riflettori delle istituzioni e delle imprese, con un convegno organizzato dall'associazione Estramegna alla Apple Academy della Federico II a San Giovanni a Teduccio, si torna a parlare della riqualificazione e della infrastrutturazione della zona che va da Piazza Garibaldi fino all'aeroporto e verso i territori di San Giovanni / Ponticelli. All'incontro ha partecipato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Napoli Est è uno dei polmoni di sviluppo più importanti per la città, dove abbiamo tanti progetti infrastrutturali e di trasformazione urbana che stiamo mettendo in campo con investimenti molto significativi. Questo consentirà non solo di migliorare tutta l'accessibilità a partire dalla zona di Piazza Garibaldi, il rilancio del centro direzionale con i nuovi investimenti. In prima linea l'Università Federico II con il rettore Matteo Lorito. San Giovanni si sta ampliando, c'è l'ex Corradini, c'è Manifattura Tabacchi, che sarà un grande centro di ricerca, ci porteremo i fondi del PNRR, quindi Napoli Est ha veramente una prospettiva importante. Noi faremo la nostra parte, l'università. Si tratta di progetti indispensabili per attrarre investimenti privati, come conferma Angelo Lancellotti, presidente dei costruttori napoletani. Bisogna poter tornare a investire in queste aree che sono importantissime. In attesa delle realizzazioni, il presidente dell'associazione Estramegna, Ambrogio Prezioso, annuncia due importanti novità, segno della volontà di cambiamento di un'area per troppo tempo trascurata. Una è quella del gruppo Tavassi, che Cottemi e GLS ha fatto un intervento su via Cesare Roberto molto all'avanguardia, ne sta ripetendo uno a Nola, altrettanto grande, questo è il settore dei servizi, e l'altro per esempio è una notizia bellissima che la fabbrica di Magnaghi ha appena iniziato un corso di rigenerazione della fabbrica, perché hanno deciso di rimanere, stanno nel cuore della città e faranno degli investimenti molto importanti, perché hanno vinto delle commesse interessantissime americane. In questo posto dove quindi c'è più di una speranza accesa. Falsa ripartenza per il nuovo treno della linea 1 della metropolitana a Napoli. Non è bastato l'intervento degli specialisti arrivati dalla Spagna. Il mezzo è entrato in servizio poco più di un mese fa. Ieri è sbloccato di nuovo 4 ore. L'intervento di riparazione del treno nuovo della metropolitana linea 1 è stato rapido ma non efficace. Non è bastato infatti l'intervento degli specialisti della spagnola CAF che da remoto hanno coordinato il lavoro dei tecnici a Napoli. Il mezzo, entrato in servizio poco più di un mese fa, ieri si è bloccato di nuovo dopo meno di 4 ore. Eppure l'anomalia al software che aveva determinato lo stop del treno appariva risolta quando dopo la sostituzione di alcune schede elettroniche alle 13.30 il materiale rotabile è tornato in linea per svolgere il servizio commerciale. Per assicurare un continuo monitoraggio è stato anche imposto al personale della CAF di affiancare un macchinista per l'intera giornata a bordo treno, racconta il direttore generale di ANM Massimo Simeoli.
ma alle 17.15 il treno si è fermato sempre per un'anomalia al software, nonostante il personale di scorta della CAF a bordo. Vicenda che ha spinto ANM e Comune a chiedere alla CAF di intervenire e risolvere definitivamente il guasto che continua a ripetersi. Che un rotabile nuovo, un cosiddetto baby treno, possa avere dei difetti rientra nella casistica, ma il tempo di intervento è sempre molto più breve. Invece in questo caso l'anomalia e la frequenza dei guasti e la tipologia. Chiudiamo con la musica e con l'intervista al giovane artista erpino Nicola Dello Russo, in arte Stout Boy. Il rapper classe 95 ha raccontato i suoi obiettivi accompagnato dal suo manager Giuseppe. Vediamo un'anticipazione dell'intervista integrale che andrà in onda alle 14.50. Sono sceso all'inferno, ho paura l'agitata, si solo pensiero che la mossa è cunata. Sono venuti a trovarci nei nostri studi televisivi due brillanti talenti della nostra Irpinia. Cominciamo subito col presentarvi. Buonasera Giuseppe, sono... Siamo alla musica e all'intervista realizzata con il giovane artista irpino Nicola Dello Russo, in arte Stout Boy. Il rapper classe 95 ci ha raccontato i suoi obiettivi accompagnato dal suo manager Giuseppe. Vediamo un'anticipazione dell'intervista integrale che andrà in onda al termine del TG. Sono sceso all'inferno, ho paura l'agitata, si solo pensiero che la mossa è cunata. Sono venuti a trovarci nei nostri studi televisivi due brillanti talenti della nostra Irpinia. Cominciamo subito col presentarvi. Buonasera Giuseppe, sono il manager di Nicola, mi occupo un attimo della parte social e tutto ciò che riguarda insomma la crescita di follower eccetera per lui. Tu invece sei? Ciao, io sono Nicola, in arte South Boy, e per gli amici Saudi. Allora, cominciamo subito col cercare di far capire, in primis, il tuo ruolo, molto importante immagino per la crescita di un artista. Diciamo che seguo gli artisti un po' da zero nel loro percorso, in primis in studio, sto con loro, diciamo sono la loro spalla destra. E li seguo nel loro percorso anche sui social tramite la crescita comunque di follower, di interazioni eccetera, per ampliare sempre di più la visuale, la visibilità dell'artista. E niente, stiamo mettendo sopra questo progetto secondo me un bel po' interessante, che può avere riscontri secondo me comunque fatti bene in futuro, e ci crediamo e stiamo spingendo un sacco sull'acceleratore ultimamente soprattutto. E al centro di questo progetto c'è Stout Boy. Spieghiamo un po' anche l'origine del nome e soprattutto nella tua musica cosa cerchi di esprimere. Allora, parto dal mio nome, diciamo, ho preso spunto da, potete immaginare chi è di Avellino come me, dal ex gruppo della Curva Sud, i ragazzi del sud, i South Boys. Vabbè, io sono uno, quindi South Boy al singolare. Vabbè, la passione per la musica mi rappresenta da sempre, diciamo, da quando avevo 5-6 anni che, diciamo, mio nonno mi ha iniziato a regalare pianole, fisarmoniche, queste cose qui. Quindi il mondo della musica mi ha sempre appassionato. Poi a quell'epoca, diciamo, sono del 95, quindi iniziava a spingere, diciamo, il rap, quindi iniziavo a sentire i primi Club Dogo, Cosang, Tonico, Morfugo, La Famiglia, tutte queste culture hip hop, diciamo, sia irpine della Campania che diciamo sul piano nazionale. Guarda, io la mia musica, diciamo, è come dicono un po' tutti i cantanti, i rapper, è una valvola di sfogo. Io nella mia musica parlo soltanto della realtà che mi circonda, non ho bisogno di dimostrare nulla che non mi appartenga a nessuno. E piano piano stanno arrivando i primi risultati, siamo ancora penso al minimo, però tutte le piccole vittorie, tutte le piccole soddisfazioni che stanno arrivando le prendiamo come veramente come una grande vittoria, perché nel nostro piccolo ci stiamo iniziando a far conoscere, cioè qualcuno ti inizia a notare, anche le persone in giro, sai, ti guardano con quell'occhio, comunque sei un artista della città, comunque non puoi passare inosservato, almeno in città e in provincia.
Con questo servizio si conclude l'informazione. Buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.